eppure prende, quindi non ho perso la strada. In effetti sono arrivato in un bellissimo posto, sono le colline di Tortona, ai confini del Piemonte. Allora sono tra due valli, da una parte la Val Staffora, dall'altra la Val Curone. Eppure anche qui pare che ci sia un digitale per caso. Paolo, come si chiama questo tuo vino? Si chiama Bruma d'autunno. Bruma d'autunno. Aspetta, vado qua sul tuo sito cascinacarpini.it. Esatto. Vabbè, addirittura citi una poesia, Bruma d'autunno, nulla più mi somiglia, nulla più mi consola di quest'aria che odora di mosto e di vino, di questo vecchio sole ottobrino che splende sulle vigne saccheggiate. Vincenzo Cardarelli. Eh sì, l'abbiamo scomodato. Vabbè. Senti, l'ho assaggiato, è buono, adesso sono convinto. Ma come fai a convincermi a prendere un vino dal web? Cioè, qual è il rapporto tra il virtuale e il reale? Tra il vino e il web? Se c'è una cosa che le radici nella terra è la vigna. Beh, cominciando a pensare che in realtà non c'è niente di virtuale, nel senso che nella trasposizione in rete bisogna portare la verità, sfruttando quelle che sono le impressioni di tutte le persone che grazie alla rete vengono a trovarmi in cantina e che poi supportano, diciamo, danno credibilità a quello che viene proposto sulla rete. Effettivamente funziona. Paolo, ex manager che 20 anni fa decide di darsi all'agricoltura e alla produzione del vino, acquista della terra qui a Pozzo il Groppo e adesso vende il 90% delle sue 60.000 bottiglie all'anno tramite il web. Sono venuto qui perché questo è un territorio ancora vergine ma non fuori dal mondo, e mi consente di fare l'agricoltura olistica che io ho sempre voluto fare. Agricoltura olistica. Olistica. Guarda, in realtà ho ripreso un concetto molto antico, che è quello di considerare la vigna non facendo un focus diretto sulla vigna, ma considerando la vigna come una piccola parte di un ecosistema più ampio. E questa è stata la prima vigna, quindi acquistato il bosco, acquistato i prati, questa è stata la prima. Da qui viene uno dei vini che assaggeremo stasera, che si chiama Sette Zolle. Perché Sette Zolle? Perché deve avere un richiamo diretto e feroce su quello che è l'idea che il vino viene dalla terra. Paolo ha vissuto la sua avventura e la racconta sul web e la racconta anche dal vivo. E Paolo fa la visita guidata anche in vigna e fa vedere i vitigni e racconta anche i particolari agricoli. Allora, come dicevo, alla destra Timorasso, e si nota la differenza con la Barbera che è alla sinistra, quindi qui abbiamo neanche 2 metri di differenza e le due varietà si esprimono in maniera diversa. La tua operazione fondamentalmente è crearsi una reputazione attraverso il web e poi mischiare appunto web e quindi rapporto con persone che stanno lontanissime con un contatto diretto con persone che vengono qua per acquistare il vino e anche per sentirsela raccontare. Le persone devono capire che quello che è raccontato, quello che leggono, quello che percepiscono è reale. Vi fornisco di quello che dal mio punto di vista è il Sacro Graal, anche perché questo vi guiderà anche come una bussola all'interno di tutta la degustazione. L'obiettivo di Paolo è coinvolgere il consumatore. Chi prende una bottiglia di vino mia, sia che l'abbia presa online, sia che sia venuto qui, no, si porta a casa non il vino, si porta a casa il frutto della mia vita, si porta a casa tutta questa roba qua. Tra l'altro Paolo si fa fare le recensioni sia sul sito, sul web, sui social, sia direttamente sulle botti quando arrivano qui i visitatori, a proposito di rapporto tra reale e virtuale. Il sogno di Paolo
è riuscire ad essere vignaiuolo indipendente. La parola indipendente è legata al web? Va fatta una precisazione importante, è la traduzione di un termine francese, vigneron indépendant, che in realtà sta a significare che il vignaiolo indipendente è quello che cura tutto il ciclo, che quindi ha la sua vigna, lavora le sue vigne, porta la sua uva in cantina, realizza il suo vino e del suo vino si occupa anche della commercializzazione, fino ad arrivare all'utente finale. E questo te lo concede la rete? Assolutamente sì. Il web ci ha permesso di saltare la falsità pubblicitaria e rimettere la persona che produce a contatto con chi consuma. Si poteva dire meglio? No, non si poteva dire meglio. Digitali per caso, dalla vigna ai social, dal decanter all'influencer.